Tutto ciò che accadrà. Centro spirituale Frattocchie, gennaio 1995, a cura di VB, guida. Questo collegamento da un punto all'altro è importante, fratelli cari, e sappiate che tutto ciò che accadrà è parte della legge, perché chi scende sulla terra come cardine porta già in sé tutto scritto. Il tracciato, ed anche se per un istante della sua vita uscirà da questo tracciato, la legge lo riporterà immediatamente sul tracciato stesso, perché il cammino è troppo importante per tutta l'umanità. L'umanità dovrà camminare in questo tracciato, che è tracciato d'amore, di luce e di vibrazione eterna del Padre, che è eco d'amore. Il nuovo insegnamento che porteremo, fratelli cari, sarà basato soprattutto su domande e risposte. Si esplicherà attraverso la teosofia e la filosofia e sarà un insegnamento dove soprattutto entrerà e soggiornerà la scienza. Ecco il perché ed il bisogno di disintegrare tutto ciò che è cristallizzazione e atrofizzazione. Per voi spiritualisti, le risposte che avete avuto finora sono comprensibili. Ma coloro che si avvicineranno in futuro cercheranno delle risposte molto più profonde ed esaurienti. Domanda: saremo noi che dovremo formulare queste domande? Risposta: con il tempo a venire comprenderete il significato del messaggio di oggi, perché è un messaggio rivolto a voi, ma soprattutto è in collegamento con altri centri che in questo istante non sono lontani come spazio, ma come momento di attualità, e sono parte integrante di questo disegno, in quanto sono anelli della stessa catena. Sappiate amare anche coloro che non comprendono tutto questo, sappiate soprattutto sentirli vostri fratelli, perché rispecchiano un punto fermo della loro esistenza, anche se cozzano, perché inspiegabilmente non comprendono. Voi che tutto conoscete, sappiate tenerli abbracciati, perché se sono giunti fin qui è perché sono anch'essi parte di questo tracciato. Dunque bisogna aiutarli, attraverso questa eco d'amore, a ritrovare il pane infinito che alberga nell'intimo di ogni essere. Questo pane che molte volte lasciano addormentare. Ed allora noi siamo sempre pronti a far sì che possano ritrovare questa eco e questo amore e possano sentire in loro questo vibrare.